tutti voi in ascolto, un cordiale buonasera e bentornati alla nostra rubrica Al cinema è meglio formato divano. Quartetto vocale raffinatissimo, quello offerto in piazza dal Cinema Italia di Sarzana. Quartetto che a breve l'amico Paolo Risicini introdurrà nel dettaglio. Le voci del quartetto sono quelle dell'inglese Ken Loach, degli italiani Pietro Marcello e Gabriele Salvatores, da ultimo ma non per importanza il polacco Roman Polanski. A nome del Cineclub Don Bosco della Spezia, all'opposto, mi soffermerò brevemente su tre di questi grandi artisti, suggerendo altrettante loro opere del passato, fra le più surreali. Per Ken Loach, esplorando la sua filmografia, l'aggettivo surreale non sembra certo quello più adatto. Le sue sono pellicole tigliose, impegnate, molto realistiche, l'esatto contrario del sogno. Si pensi a Fatherland, Lady Bird, L'altra verità, ma anche il più strenuo portavoce della coscienza popolare può ritagliarsi talvolta uno spazio dove giocare e invitare altri a giocare insieme a lui. È il caso di Looking for Eric del 2009, in italiano Il mio amico Eric. La storia inizia sotto il segno del dramma. Eric, un postino di Manchester, tenta invano il suicidio. Le ragioni non mancano. La paga sempre più povera, l'abbandono della moglie, il mantenimento dei due figli. A confortarlo, gli amici del pub e il poster di Eric Cantona appeso in camera, con cui si confida quotidianamente. Un giorno però, il famoso ex attaccante dei Red Devils esce magicamente dal poster e comincia a interagire con il protagonista. Solo apparentemente lontano dalla sua consueta filmografia, il mio amico Eric si inserisce invece coerentemente nell'itinerario di Ken Loach. Vi ritroviamo infatti l'attenzione per il sociale, la vocazione a miscelare i toni del dramma, per l'appunto, a quelli della commedia, la buffa presenza di Cantona, Angelo Custode alla Frank Capra, ha il sapore immediatamente riconoscibile delle fiabe e i suoi sproni al valore dell'amicizia, alla necessità di ascoltare a fondo, attentamente la persona amata, giungono alle nostre orecchie, sentiti e genuini. Veniamo ora al napoletano Salvatores. In pochissimi ricordano il suo esordio, Sogno di una notte d'estate del 1983. Versione filmata di uno spettacolo teatrale ispirato naturalmente al Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, andato in scena al Teatro dell'Elfo di Milano, fondato dallo stesso Salvatores e per il quale il regista lavorò per tutta la parte iniziale della sua carriera prima di dedicarsi totalmente al cinema. Incastonato nella cornice barocca di Palazzo Arconati, a Bollate, fatta eccezione per alcune riprese in esterni nelle periferie milanesi, il film, scrive un giovane critico carrodanese, appare oggi gustoso, bizzarro, indubbiamente diseguale, più teatrale ovviamente che cinematografico, inconfondibile, permettetemi l'espressione, nel suo essere reperto estetico dei primi anni Ottanta, vuoi per l'ambientazione fuori dal tempo, insieme fiabesca e contemporanea, le coreografie scomposte, certe digressioni che paiono videoclip musicali in piena regola, ma più importante ancora, la sua foga nel mettere in pratica, nel far propria, la lezione figurativa di pellicole come il post-apocalittico Fuga da New York di John Carpenter o il fortunato thriller di John Landis. Delle varie caratterizzazioni a lasciare oggi il segno sono soprattutto quelle comiche, come la sgangherata compagnia di teatranti girovaghi che si apprestano a mettere in scena una tragedia in occasione delle nozze di Teseo e Ippolita, rispettivamente incarnati da Alberto Lionello e Erika Blanc. Più datate in termini di spirito di rivisitazione, ma ancora capaci in alcuni passaggi di inquieti bagliori, sono Le maschere di Oberon, il compianto Flavio Bucci, qui truccato quasi fosse un attore dell'espressionismo cinematografico tedesco, e della regina Titania, non ci crederete, una giovanissima Gianna Nannini. Proprio lei, la calda roca interprete di Fotoromanza e Radio Baccano che per l'occasione, volando sulle note di Mauro Pagani, canta Lontano e la Luna. Per concludere, bussiamo alla porta di Roman Polanski, che potrete vedere qui accanto vestito da signora in un'inquietante, tragicomica sequenza del suo capolavoro Le Locataire. Dal suo cilindro emerge per noi qua, in italiano, che sorta di versione per adulti di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Il titolo
lo potete già intuire, già dice tutto. La musica di Mozart, udibile nei titoli di testa, fa capire che se questo film si potesse tradurre in una forma musicale sarebbe certamente uno scherzo. Sidney Rom, anch'essa molto giovane, veste i panni, assai succinti per la verità, di una ninfetta americana in vacanza sulla costa sorrentina. Stupita ma tutt'altro che stupida, giuliva e un po' pasticciona, la nostra eroina scampa a un tentativo di aggressione rifugiandosi poi in una bianca splendida villa a picco sul mare. Villa brulicante di strani figuri, fra i quali il nostro grande Marcello Mastroianni, il bravissimo Hugh Griffith, indimenticato Ser Gennaio dai racconti di Canterbury di Pierpaolo Pasolini, e lo stesso giovane Roman Polanski nei panni di un buffo bipolare fiociniere. Le lusinghe di questi personaggi circonderanno in qualche modo la protagonista, ma lei puntualmente le rifiuterà. Polanski gira come se tenesse a mente il motto del poeta Palazzeschi, e lasciatemi divertire. Esattamente come Ingmar Bergman, il suo misconosciuto a proposito di tutte queste signore, il quale inserì fra un episodio e l'altro un cartello recante la didascalia «Questi fuochi d'artificio non devono essere interpretati in modo simbolico», allo stesso modo non dovrete cercare dei messaggi all'interno della messa in scena, semplicemente divertitevi. A voi un segmento musicale del soprannominato Sogno di una notte d'estate, a metà strada fra il gotico metropolitano e gli eccessi teatrali di Jarry, in cui Titania si innamora di Bottom, trasformato per l'occasione in licantropo e non con testa d'asino, come tradizione vorrebbe, divino e desiderabile agli occhi della carnevalesca sovrana. Stella, sei sceso per svegliare la nostra regina. La luna ci guarda con occhi di pianto. E quando la luna piange vuol dire che... qualche castità verrà violata. Al loro giaciglio. Buonasera e bentornati alla rubrica Al cinema è meglio.
Per il cinema italiano di Sarzana la programmazione estiva procede spedita, continuando con i titoli di maggior successo dell'anno appena concluso, tutti da vedere sotto le stelle e sotto la cattedrale di Sarzana, in piazza Niccolò V. Questa sera, venerdì 10 luglio, ci sarà la proiezione dell'ultimo film di Ken Loach, regista inglese la cui carriera è stata sempre segnata da una spinta politica vitale per un cinema che facesse della finzione la denuncia sociale più forte. Vincitore di ben due Palme d'Oro, una nel 2006 per Il vento che accarezza l'erba e una nel 2012 per Io, Daniel Blake, proprio al Festival di Cannes, Ken Loach ha presentato il suo ultimo film, questo Sorry, We Missed You, uscito poi in Italia il 2 gennaio del 2020. Sorry, We Missed You è ancora una volta un racconto di emergenza sociale nella working class britannica. La storia di una povera famiglia di Newcastle che tenta di svoltare comprando un furgone per diventare un corriere freelance viene da un lavoro di ricerca sul campo di Ken Loach e del suo sceneggiatore Paul Laverty, che per rimanere sempre ancorati saldi alla realtà hanno assemblato storie di trasportatori anonimi che hanno donato la propria esperienza lavorativa. Il cinema di Ken Loach è sempre ideologico, ma quasi mai semplicistico. Nonostante nel delineare la sua presa di posizione, individuando nel lavoro del corriere una nuova schiavitù frutto di modernità e della tecnologia, seppure questa presa di posizione in questo film, in Sorry We Missed You, risulti anche qualche volta semplicistica, la sobrietà di sempre, l'attaccamento ai propri principi, la scelta oculata dei volti, delle parole giuste, portano ad un finale che è sinceramente commovente. Sabato 11 e domenica 12 luglio il Cinema Italia proietterà un successo italiano di critica e di pubblico, Martin Eden di Pietro Marcello. Pietro Marcello, interessante regista di documentari, si è qui lanciato in un progetto che ha dell'ambizioso, arrivando a un attore molto importante dell'oggi, Luca Marinelli, trasportando il libro omonimo Martin Eden, appunto di Jack London, una trasposizione che ha anche comportato una migrazione dall'America dell'Ottocento a una Napoli di un tempo non meglio precisato, che oscilla tra l'inizio del Novecento, il Biennio Rosso e gli anni 70. La storia di questo marinaio forte ma anche sfortunato che vuole diventare scrittore, che vuole avvicinarsi alla nobiltà, che vuole compiere un salto intellettuale e sociale, è dominato dalla prova di Luca Marinelli, che emerge nella scena iniziale, a petto in fuori sul ponte di una nave che si approccia al Golfo di Napoli, mentre in voiceover arriva Picciré di Daniele Pace. La sua scalata sociale e culturale è accompagnata anche da una trasformazione fisica, gestuale e di mimesi facciale. In un film per cui il protagonista ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore al Festival del Cinema di Venezia, la cosa più interessante è però l'atmosfera eterogenea che Pietro Marcello dona, costruendo una Napoli e un tempo che non sono appunto precisati grazie alle scenografie, ai costumi, alla scelta degli ambienti, attraverso una Napoli appunto irriconoscibile, con l'utilizzo di repertorio fotografico e audiovisivo, proprio del documentario, oppure attraverso la grana della pellicola. Non si capisce dove sia stato girato questo film e in quale tempo sia stato ambientato. Rimane però una patina antica che definisce i contorni di un film che sembra essere uscito da un altro secolo. Altro film italiano presentato al Festival di Cinema di Venezia nel settembre del 2019 è Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, potente road movie in cui Claudio Santamaria, uno sgangherato cantante di matrimonio e baleria, soprannominato il Modugno della Dalmazia, che prende con sé un ragazzo sedicenne, Vincent, affetto da autismo, il quale fugge di casa e si imbarca con il Modugno della Dalmazia in un viaggio verso i Balcani. Un dramma leggero, così potremmo definirlo l'ultimo film di Gabriele Salvatores, sospeso tra lo stucchevole e il surreale, tra il viaggio istintivo e la difficoltà dello stare al mondo, tra la malinconia di due compagni di viaggio e la vena comica del solito Diego Abbatantuono, comprimario d'eccezione.
Un viaggio che punta allo stomaco dello spettatore, questa fuga di Vincent e del musicista Modugno, in cui, come nei migliori road movie, i protagonisti spogliano le proprie vite man mano che corrono assieme alla strada. Il film è liberamente ispirato al romanzo Se ti abbraccio, non aver paura di Fulvio Hervas, che racconta la storia vera di Andrea e Franco Antonello, padre e figlio, il figlio autistico, che hanno compiuto un viaggio in moto in Sud America. Il film verrà proiettato al Cinema Italia in piazza lunedì 13 e martedì 14 luglio. Infine, giovedì 16 e venerdì 17 luglio approda sugli schermi del cinema in piazza uno dei migliori film dell'ultima stagione, l'ultimo film di Roman Polanski, L'ufficiale e la spia, anch'esso in concorso al Festival di Venezia dove ha vinto il Leone d'Argento per il Gran Premio della giuria. La storia dell'affare Dreyfus è nota. Il capitano dell'esercito francese Alfred Dreyfus, ebreo, nel 1894 viene dichiarato colpevole di alto tradimento per aver passato segreti militari all'impero tedesco. L'uomo è condannato all'esilio sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese. Un anno dopo, l'ufficiale Georges Picard, dai sentimenti mai nascosti antisemiti, viene nominato capo dei servizi segreti dell'esercito e piano piano scopre che il processo ad Alfred Dreyfus non solo sia stato eseguito per capi sommari, ma anzi scopre come lo stesso Dreyfus sia in realtà innocente. Polanski gira un thriller ottocentesco in cui la storia è europea, ma le forme narrative sono quasi quelle di un western, con l'ufficiale Picard, interpretato da un imponente Jean Dujardin, che è un cavaliere non privo di macchia ma ligio al dovere, pronto a ricorrere alla violenza purché la macchina della legge faccia giustizia. In una Francia estremamente antisemita, in cui un capitano viene condannato solo perché di origine ebraica, c'è già il germe per la violenza antisemita che si sarebbe scatenata poi nel corso del Novecento. In un contrasto tra l'immobilità di un film in costume e la vivacità di una scazzottata tra le vie di Parigi, tra l'aura pittorica e una propensione alla letterarietà, Polanski mette in scena la storia con la S maiuscola, sbattendo in faccia allo spettatore le colpe di una società civile, di un'opinione pubblica, quella della Francia e dell'Europa di fine Ottocento, culturalmente profondamente razzista. In nome del popolo francese, il primo consiglio di guerra del governo militare di Parigi ha riconosciuto l'imputato Dreyfus Alfred colpevole del reato di alto tradimento. La punizione che abbiamo inflitto a Dreyfus mostrerà al mondo come trattiamo i traditori. Sarete il responsabile della sezione di statistica. Colonnello. Se scoprissimo che Dreyfus non è il traditore, dovremmo agire rapidamente nell'interesse dell'esercito. Colonnello, lasciate perdere. Sono loro i capi. Noi eseguiamo gli ordini. Non voglio avere un altro affare Dreyfus. Non è un altro affare Dreyfus, generale. È lo stesso. Dov'è il dossier segreto di Dreyfus? D'ora in poi me ne occuperò personalmente. Intercettano la mia corrispondenza e mi pedinano. Puoi provare tutto questo? Vorrei evitare uno scandalo. È già uno scandalo. Devi lasciare Parigi per un po'. E tu? Ho l'onore di presentarvi il signor Émile Zola. Qualcuno deve raccontare questa storia. Come ufficiale in servizio io non posso dire niente. Voi no, ma io sì. Accuso il generale Mercier di essersi reso complice di una delle peggiori iniquità del secolo. Accuso il generale Viau di aver avuto le prove dell'innocenza di Dreyfus e di averle soffocate. Accuso gli esperti calligrafi di aver fatto dei rapporti fraudolenti. Traditore! Quando una società arriva a tanto, assassino! Cade in decomposizione.